L'iniziativa è nata dai medici stessi, peraltro uno dei medici è un parrocchiano e ha avuto l'idea di chiedere la possibilità dell'utilizzo dell'oratorio per gli ampi spazi che ci sono, dal cortile all'interno, e per poter effettuare le vaccinazioni. Diciamo che il parere è stato favorevole immediatamente, sia perché il medico è parrocchiano, sia perché la maggior parte dei pazienti sono parrocchiani, quindi alla fine vengono a vaccinarsi in una struttura che è di casa. Vedevo i vari anziani qui in fila, in attesa, gli scorsi giorni, ed erano tutte persone che qui in oratorio vengono magari a prendere i nipoti al termine della giornata. Dunque, ecco perché è stata favorevole, la possibilità di questa situazione. Sono quattro medici, due al mattino del martedì e due al pomeriggio del martedì, e mi pare che il primo giorno, il primo martedì, 400 vaccini, 300 e qualche cosa il secondo giorno, e adesso dovrebbero continuare. Mi pare che in tempi di emergenza essere d'aiuto sia naturale, quindi qui c'è la possibilità, niente di eccezionale, l'opportunità. Ecco. L'attività deve continuare, i medici stanno aspettando l'arrivo dei nuovi vaccini, perché lamentavano la mancanza di vaccini.